questo video. Come vediamo, in realtà è già un video migliorato, la parte che ci interessa è la parte in basso a destra. E adesso vedete, c'è un'ombra che si muove appena, e diciamo la, il quesito in questo caso del suo ministero chiedeva al consulente di rivelare se c'era una compatibilità di documenti rispetto al soggetto che abbiamo visto prima, per cui diciamo l'altezza era calcolata in maniera strana. Quindi di per sé, a prescindere dall'errore commesso nella fase iniziale, vedete che i dati in realtà erano ben scarsi. La cosa che più fa rabbia in questo tipo di operazione è che questa telecamera non è una telecamera di videosorveglianza, ma è una telecamera di intercettazione ambientale messa lì per sorvegliare tutti, che però capite bene come questa è la qualità dei dati che tutto partiva. Sono due minuti di uscita del soggetto in una sala, la fase di rientro. E qui la gente dell'ombra. Quindi in questo caso c'è stato, diciamo, tentativo di voler, portando il conoscimento oltre ogni limite, andare a trovare delle somiglianze tra questo fantasma che pare che è nato in realtà, diciamo, la macchina viene fuori anche un anime di originale ancora prima. Quindi diciamo, le informazioni che a partire da questo video sono state tirate fuori in modo delle tecniche di produzione delle immagini, in pratica sono alla fine queste. Cioè una figura del contorno del soggetto da utilizzare per fare sostanzialmente una stima di verosimiglianza tra l'altezza spalla capo rispetto a questa che è stata identificata qui rispetto a quella che trova questo soggetto. In realtà della difficoltà qua del caso, diciamo, la consulenza è impostata con una ricostruzione della scena, nel senso che si era apparsi di una piantina del posto in qualche modo ci dava delle informazioni sulla geometria della scena rispetto al punto in cui veniva catturata la nostra telecamera. E con considerazioni di questo tipo si è cercato di dare informazioni anche sull'altezza dell'individuo. In realtà questa relazione presentava tutta una serie di incongruenze, quando si parla di metodologie dell'arte. Quello che faccio vedere qua sono degli screenshot di una contro consulenza fatta per smontarla, in cui, diciamo, per dimostrare gli assunti sbagliati della consulenza è stato ricostruito un mondo 3D che in qualche modo obbedisce alle stesse caratteristiche della zona, e poi sono stati creati dei video per supportare la ipotesi secondo cui, in base a quello che c'era scritto nella consulenza, l'altezza del soggetto che si ritrovava all'interno di questo recinto veniva misurata sempre allo stesso modo. E in realtà, nel slide si vede benissimo, però c'è un raggio di ola che dovrebbe essere, diciamo, la stessa stimata con i metri descritti nella consulenza rispetto a quello che avviene in questa zona. E la cosa che si può poi vedere è sostanzialmente che, mentre secondo lo studio fatto in quella nuova, tutto ciò che ricadeva all'interno di questo recinto
questa assunzione non era vera secondo che il soggetto si trovava all'inizio della bomba. E quindi anche il modo in cui era calcolata questa informazione era sostanzialmente sbagliato, perché dal video non si riusciva a capire quando e dove si trovava il soggetto. Se si trovava davanti alla porta, diciamo, doveva apparire più alto di un metro in realtà. Se si trovava più avanti, anche più in mezzo, in realtà non sa cosa cambiava. E questa informazione nella consulenza era completamente sbagliata. Chiaramente, perché sto facendo vedere che questo entra un po' nel gioco delle parti, nel senso che le varie parti, diciamo, scrivono anche dal punto di vista tecnico, non ci aspettiamo che i tecnici parlino in maniera univoca. Questo non è proprio così. C'è anche all'interno del procedimento penale, ci sono dei consulenti tecnici, il fatto di stare da una parte o dall'altra presuppone che la stessa cosa venga vista, diciamo così, da un punto, diciamo, in maniera diversa, e quindi poi, diciamo, ci si scontra il dibattimento sia su tematiche tecniche, quindi sul fatto che la metodologia possa o meno essere sbagliata, ma il problema è che bisogna convincere il giudice di questa cosa. E se il giudice, come possibile, non è perfettamente attento alla tematica tecnica, è difficile riuscire a capire chi ha ragione o meno. Se uno dice bianco, uno dice nero, il linguaggio tecnico comunque non è tale da essere compreso dal giudice. Allora, in questi casi, quello che apparentemente non è così palese, per quello succede che il giudice può, a sua volta, nominare il proprio perito che lavora su, diciamo, analizzando le risultanze di ambele parti e tira lui le conclusioni. Ed è proprio questo quello che ha giunto questo contesto, nel senso che la storia qui era consulente, diciamo, dell'accusa che ha creato il denaro, consulente di parte che aveva smontate, il giudice ha dato fuori il suo perito che in qualche modo ha dato la ragione alla difesa, diciamo, c'erano tutta una serie di procedure, di metodologie che andavano un po', non erano così corrente. Probabilmente, diciamo, non è sempre questo il campo, dipende dai singoli contesti, però questo è la situazione. Altro caso. Alibi digitale. Qualcuno di voi nell'intervallo mi ha fatto vedere una foto, mi diceva: professore, io so che questa foto è sicuramente alterata, è un montaggio, come faccio a dimostrarlo? E in qualche caso, andandoci una schiata, qualche ipotesi l'abbiamo trovata, no? Su cui è possibile lavorarci. Adesso faccio vedere un caso completamente più pesante. Siamo in un processo penale della cosiddetta faida di Locri, in cui sono imputati i soggetti di una famiglia della Ovide che il giorno di Natale, non mi ricordo, del 2005-2006, si ipotizza siano stati gli esecutori di una strage di un'altra famiglia. Quello che succede nel processo è che la difesa a un certo punto produce una violazione. Attenzione, cioè, durante, per caso, mi ho trovato questa cassetta in cui, diciamo, l'imputato stava esigendo il Natale per parenti, non può essere l'esecutore materiale di questa strage. Cassetta viene presentata agli atti, assieme alla biomanda, che probabilmente ha deciso del tutto, assieme a una perizia di parte, un consulente, che sostiene che il video è sostanzialmente autentico. Anche perché, diciamo, rispetto alla, ci sono tutta una serie di coincidenze rispetto alla luce del sole, alla produzione televisiva, eccetera, eccetera, fanno pensare che tutto quello che ci è messo all'interno rispetto agli orari registrati sulla cassetta siano coerenti. Nel processo, anche qui, l'accusa controbatte nel merito, cioè non può essere che era lui, perché a quell'ora la produzione televisiva che si sente in sottofondo non è quella di quell'ora, la luce del sole in realtà sembra essere bassa, che è più alta rispetto a quando c'è scritto, quindi diciamo il contenuto, il merito di quello che si è. Anche qui il giudice che fa nomina un perito, diciamo, per parte, no? Con lo scopo di capire quello che sta succedendo. E questo è un estratto della consulenza, del quesito.
permette di verificare l'integrità del filmato. Quindi diciamo, mi devi dire se il filmato è integro o meno. Girato con questa telecamera, rotto alla difesa, tenendo conto anche di tutto quello che si è già discusso in dibattimento, in particolare analizzando il nastro e il bifurco di questo punto. In questo caso, i soggetti incaricati di questa delizia erano dei miei colleghi di Trieste e noi siamo entrati in gioco come consulenti di parte del PM. Il PM in questo caso ha la facoltà di avvalersi di propri consulenti che in qualche modo non devono agire direttamente, ma diciamo, assistono, verificano che l'operato del giudice sia corretto. Queste erano le parti, possono chiedere che nel momento in cui si scrive esattamente quali sono i contenuti del quesito, possono essere aggiunti dei particolari. Dal punto di vista operativo, giusto per capire come si procede in questi casi, il colloquio del corso col PM è stato solo telefonico, nel senso che l'indomani c'erano nel periodo, telefonicamente diciamo, ci sentiamo, mi chiede questo lei risposto, mi espone per dargli il caso, però non sono i dati, non abbiamo potuto verificare i dati. Quindi per dargli lì si imposta in qualche modo quello che può essere l'analisi che dobbiamo fare. E vedete infatti, adesso che più o meno siamo alla fine del corso, queste sono le cose che abbiamo aggiunto. Devono essere utili a priori dei dati rispetto a un'eventuale ipotesi di anni falso. No? Quindi abbiamo fatto aggiungere questa dicitura, si verifica il formato di verifica del finale rispetto ai settings della telecamera, e in particolare i parametri di verifica, questa è la prima cosa che ti posso andare in mente. Cioè, se io ho una telecamera che prende i settings, se il video è codificato con dei settings diversi, questa è una prima evidenza Poi procede alla verifica di conformità dei metadati, l'equivalente di quello che abbiamo fatto noi riguardo ai tempi sulle immagini, e l'analisi dei coefficienti quantizzati per verificare che quali coefficienti siano attribuiti a una doppia connessione, nonché accerta l'effettiva corrispondente tra i formati AVI e bidimensionali. Questi AVI e BD, perché diciamo sostanzialmente nella cassetta c'è un formato DB, adesso ne parliamo, mentre nel DVD associato c'è un formato. Come c'erano due versioni, bisogna verificare che effettivamente le due versioni fossero combaciate. Questo è diciamo, il punto di vista diciamo, del PM, il corpo consulente, questo che abbiamo fatto. Altra parte, la difesa cosa chiede? Forti del fatto loro, chiedono, nel caso in cui vengano rivelate anomalie o manipolazioni sul filmato, si accettino le modalità necessarie per poter essere. Quindi stanno dicendo ai pareri del giudice. Mi basta che voi mi diciate che il filmato è compromesso in qualche modo, ma mi dovete dire come si fa a farlo. Quindi stanno aumentando diciamo, il livello di complessità dell'analisi che deve fare per i due giudici. Questo lo voglio vedere diciamo, anche dal punto di vista. No? Allora, cosa si fa? Quindi analizziamo la questione qua come si sta dentro, facciamo si perde dentro. Prima cosa, analisi del formato. Quindi che formato è codificato questo dato? In particolare questo filmato era codificato in formato mini-DV. Il formato mini-DV che cos'è? È un formato non così recente che ha alcune caratteristiche che iniziamo ad andare a verificare. No? Quindi è un formato video particolare, cioè non fa uso della ripresentazione temporale. Quindi è una codifica intraframe. Cioè ogni frame viene codificato in maniera indipendente, quindi non c'è motion estimation, non c'è motion compensation. Questo perché è un formato di qualità medio-alta. E infatti diciamo, la qualità video è diciamo, alta, soprattutto se confrontata con gli standard dell'epoca in cui è nato questo formato. Si basa con il CT, quindi analogie con JPEG. E utilizza un rapporto di compressione costante.
a differenza di quello che viene con l'empirico, con i formati più moderni, la quantizzazione in realtà è blanda, comunque infatti bisogna dare che la display che modifico sempre la stessa quantità. Questo per qual è, per chi vuole mettere questa compressione, che è un problema. Significa che la quantizzazione viene fatta nello stesso modo, prescindere. Quindi anche se fa un montaggio, alla fine si fa sì che la dimensione del singolo frame è la stessa. Quindi la possibilità di andare a individuare tabelle o anomalie di quantizzazione diventa più complicata. E quindi viene fuori in particolare questo numero. Il 23 è fisso e circa 25 megabit al secondo. Questo è quello che voglio dire. Quindi stiamo parlando di analisi preliminare che si fa con soggetto prima di analizzare questi dati. Secondo aspetto, audio. L'audio prevede una modalità, una 16 bit e una 12 bit. Di qualità quindi differente, quindi dipende sostanzialmente poi dalla camera. Un primo problema che sorgeva in questo caso è riuscire a capire come importare dalla cassetta i file che potete analizzare. Nel senso che solo originale, bisognava fare un'acquisizione con il nuovo forense. Quindi era un caso un po' particolare. Tra l'altro bisognava capire questo formato TV che software portasse per l'analisi. Essendo un formato sostanzialmente standard, ad esempio ogni frame che codifica di mente, esistono dei contenitori che lo supportano, che permettono di leggere il formato di TV e impacchettare un frame in maniera indipendente. In un formato che sostanzialmente non fa altro che leggere e metterli sullo stream, senza fare nessun tipo di codifica. Questo è il classico problema che si pone quando io finisco anche i filmati del sistema. Cioè devo fare in modo che quando io lo acquisisco, l'acquisizione non comporta un arrivo di fine. Quindi bisognava essere sicuri che questo avvenisse. Soprattutto perché il formato TV presenta diversi metadati. Cioè nello stream sono presenti dei numeretti, delle informazioni relative alle singole scene, che nel nostro caso potevano essere interessanti. Quindi questo processo doveva preservare i metadati. Questa operazione è stata fatta all'epoca utilizzando proprio un sistema di acquisizione video che era in dotazione all'Università di Trieste, che aveva un centro di multimediali, di registrazione, di formati di studio quasi di registrazione televisiva, cui c'erano questi video registratori professionali che garantivano lettura e senza scrivere un nastro che ovviamente non si poteva modificare. Facendo delle copie, senza alterare i dati. E così abbiamo ottenuto le informazioni. In particolare, abbiamo cercato di capire il supporto, quale fosse, perché nel caso in questione si aveva a che fare con questa qui, ma la cassetta che abbiamo chiamata Mini DVD. Quello standard era lo stesso delle cassette precedenti, però questa era il caso. Ok, una volta acquisiti i dati si è passati a analizzare. Così come esattamente come avviene per le immagini, il primo passo è stato quello di analizzare i metadati, per esempio, per capire se c'erano le anomalie. Ovviamente sapete che l'utilizzo che se ne fa dei metadati deve essere fatto, è un utilizzo particolare, nel senso che se i metadati sono presenti devono essere coerenti. Il fatto che siano coerenti non mi dice nulla col fatto che il video possa essere stato proprio perché i metadati però non devono fare in chiaro sul file. Quindi se ci sono, devono essere presenti e quindi questo è semplicemente un dato di fatto che deve essere così, però non mi dice nulla sul resto. Analizzando questi metadati, si è visto sostanzialmente che effettivamente rispetto al formato tutto sembrava essere coerente in termini di timing. C'erano dei contatori rispetto alla sequenza temporale
quindi questi dati essenzialmente sembravano abbastanza coerenti. Cioè sarebbe una maniera scorta nell'analisi dell'audio. Nel senso che questa cassetta presentava una prima parte che riduceva appunto questo soggetto che festeggiava i parenti, e una seconda parte che invece aveva una ripresa completamente diversa. Quando nella prima parte l'audio era qualificato con questo standard qua, cioè 48 kHz con questo diciamo parametro di codifica. Bene, nella seconda parte era 32 kHz ancora. E questo standard di codifica è una standard di codifica molto particolare, tipo la rete parola permetteva. Però tipicamente è una modalità di codifica audio diciamo, professionale, diciamo, difficilmente si pensa che diciamo, l'utilizzo comune della telecamera venga impostato in questo modo. Però fin qui tutto questo testo è di più. Qui vedete invece dalla stampa dei metadati, come dicevo prima, in cui viene riportata il cosiddetto bit di start, cioè il punto in cui parte una nuova scena. Quindi viene riportato il frame corrispondente, il tempo di riferimento assoluto del dispositivo che è registrato e il codice temporale all'interno del filmato stesso. Okay? E questi erano i dati invece relativi alla registrazione del tempo. Okay, l'anomalia che nasce dall'analisi di questi dati è una relativa data, anziché 12 tempi. E poi la cosa strana ulteriore è che la seconda parte del filmato, il file della parte testuale, relativa ai metadati, vedete appare in un formato diverso. Quindi questa cosa comincia a far sospettare che le due parti in realtà siano comunque state fatte con tempi diversi e con modelli di acquisizione differenti. Diciamo, è vero che è una semplice data, data e ora, e che è successiva, però anche è vero che significa che la codifica della data in quel campo era stata piena diversa. Software legge lo legge in forma diversa, no? Quindi qua è anno, mese, giorno, ora invece giorno, mese, anno. Chiaramente, seppur questa cosa introduce delle, cioè questa analisi introduce delle cose un po' strane, non si può non fare presente che i metadati non sono così affidabili, hanno dei dati che possono essere modificati facilmente. In questo caso, quello che c'è è una screenshot di un software che modifica i metadati. Si vede che posso cambiare data, ora e tempo come voglio, scena per scena. Quindi volendo, per passare il tempo, prendo ogni singola scena, a metterci la data e l'ora che vuole, e quindi tutto diventa coerente. E diciamo, fin qui, se seguite il flusso, sostanzialmente non c'è nulla, no? C'è il formato, per quello che è, anzi c'è da dei limiti. I metadati, tutto sommato, a parte qualche sofferenza, che però è più che una, un sospetto, non ci sono grosse anomalie. A tra l'altro i metadati non possiamo dire nulla, quindi fin qui la parte di ricerca che eventuale diciamo, comunque fatto che che fosse essere stato montato non salta fuori. Quindi si passa ad analizzare il segnale. E il segnale che va analizzato sia dal punto di vista audio che dal punto di vista video. La prima abbiamo idea è salta fuori. Quello che vedete qui è lo spettro di frequenza dell'audio in una particolare porzione. Quindi questo cosa significa? Questo non sono altro, è un istogramma delle frequenze. Le frequenze tipicamente hanno questo andamento, dalle basse alle alte frequenze, in magnitudo, si parte dalle basse frequenze che hanno una potenza più alta e poi via via degrada. Tutto il segnale audio aveva sempre un picco, che era concentrata esattamente a questa frequenza. Questa frequenza qui, in realtà non è una frequenza casuale, ma è una frequenza che si ottiene da questa moltiplicazione qui. Questa moltiplicazione corrisponde al frame rate di visualizzazione del segnale del segnale oggi. Cioè quando voi visualizzate un segnale sulla utilizzando questi parametri, cioè si utilizzano diciamo, questo tipo di codifica. E qui nasce il primo aspetto, perché sostanzialmente è come se nella traccia audio ci fosse avvenuto un'interferenza dovuta a una qualche fonte analogica. Se il video fosse stato acquisito con la telecamera
poteva essere presente. Il fatto che ci sia un'interferenza di natura analogica significa che questo video, comunque il sospetto che ci verranno a presente, induce il sospetto che questo video in realtà sia stato acquisito da una fonte analogica, che sia passato da qualche strumento che in qualche modo codificasse o visualizzasse in maniera analogica o registrasse qualcosa in analogico. Quando io registro in analogico, siccome c'è un dispositivo di visualizzazione a questi parametri, può creare nella traccia audio qualcosa non è udibile, però nella traccia audio un'interferenza di questo tipo. E questa cosa è tutta da qua confermata da un altro aspetto. Tutto il filmato aveva nelle prime righe, si riesce a notare anche una sorta di pattern binario che occupava all'incirca metà della prima linea. Questa è una cosa che non si vede anche in giro su filmati che appaiono anche in internet. Questo qui non è una interferenza, è una codifica delle proprie, è un codice che serve ai dispositivi analogici per capire il tipo di filmato che si sta per riprodurre. Esempio, i dispositivi analogici non hanno modo di capire se il filmato che arriva in ingresso è 16 noni, 4 terzi o cose di questo tipo, no? Mentre i filmati digitali hanno i metadati all'inizio che, diciamo, che vengono letti dal player per capire, per farmi capire come fa a visualizzare il video. In analogico tutto ciò avviene mediante la lettura di un segnale binario opportuno che si trova all'inizio del frame. Quindi il fatto che il video, che doveva essere un video digitale, in realtà presentava questa stringa di bit, è un'ulteriore prova che in realtà questo video non è un video con un sistema digitale, quindi con la telecamera dove avevo fatto, secondo la ipotesi del rendimento, ma che è stato montato da qualche parte a questo sistema analogico e poi è stato riversato in digitale sulla cassetta. E quindi le evidenze sono due, una sull'audio e una sulla. Sul video. Cosa interessante è che a questa prima obiezione il consulente della difesa ha detto: certo che c'è l'interferenza analogica nell'audio, perché durante le riprese c'è il televisore acceso. Cioè, siccome c'è il televisore acceso durante la ripresa, è stata, diciamo, l'interferenza durante la registrazione, non durante l'eventuale montaggio. Però siccome durante la stessa scena c'era una ripresa in esterno, in cui i bambini giocavano nel cortile, il territorio non c'era e il picco intervento era comunque presente, questa cosa è caduta. Poi soprattutto c'era quest'altra che invece è un'evidenza abbastanza netta. In più è successa una cosa strana, che non c'entra niente con la codifica del segnale. Questo qua è il merito proprio veramente dei miei colleghi. Questa cassetta presentava su bordo una tramezza, cioè sotto l'adesivo che lo copriva il numero di serie della cassetta era a capo. Il numero di serie della cassetta, se si trova un numeretto di produzione di numero di serie, era completamente cancellato. La si vede un po', è proprio un grattato. Allora, questo era detto spettito un po' del giudice, che hanno fatto? Hanno scritto, lo so, alla Fuji, chiedendo di serie dal modello della videocassetta si poteva trovare qualche conclusione, se c'erano dei punti di serie particolari. La Fuji ha risposto dicendo che il numero di serie effettivamente permette di tracciare la produzione e soprattutto il modello di cassetta in questione era successivo a quel 25 dicembre. Cioè, quella cassetta è entrata in produzione qualche anno dopo rispetto a quanto, diciamo, veniva invece dichiarato. Quindi proprio pensi che tipo di cancellazione è un tentativo per cercare di mascherare qualcosa, però chiaramente è stato il video scomontato qualche anno dopo, non c'era una cassetta, diciamo, dell'epoca. Quindi si era, e quindi questo in qualche modo ha completato il quadro, no? Che, diciamo, che ha fatto un analisi i contenuti, ma poi alla fine quello che si è dato la cosa finale è stato sul posto, in realtà è successivo alla data di produzione.
controversia sulla diritti e proprietà di immagine. Il presunto titolare di questi dati dice: io ho fatto una foto, questa foto in realtà la trovo pubblicata su un catalogo da parte di una ditta concorrente, la foto è mia, come faccio a dimostrarlo? Dice, però c'è un problema, la camera non c'è più, perché diciamo, erano passati diversi anni, e non ho neanche diciamo, l'immagine originale, dice ne ho una copia di mio computer. Allora analizziamo la copia, quantomeno si può cercare di capire se l'immagine presenta delle caratteristiche di integrità, no? Cioè non ha anomalie, quindi stiamo parlando di questo caso di procedimento civile, quindi si può pensare di supportare in un procedimento il fatto che quell'immagine presente è coerente con quello che dovrebbe avere. Solo che nasce un problema. C'era solo una copia delle immagini, però erano state acquisite dal titolare dell'immagine stessa, mediante non un semplice copia pubblica da supporto, ma utilizzando i driver di acquisizione di software di copia. Questo qua è il caso di SCC. Quindi in pratica la stessa foto aveva i dati EXIF il fatto che in realtà era stata importata comunque era stata manipolata da SDC. Quindi in pratica lo stesso titolare della foto non aveva una versione in qualche modo integra, originale, con tutti i metadati a posto, ma aveva una versione tra virgolette sospesa, no? Che poteva presupporre il fatto che questa cosa fosse stata generata. E quindi in questo caso sostanzialmente la fine non si è proceduto con questo tipo di generazione di una reportistica che ne valorasse l'integrità, perché lo stesso titolare dell'immagine in qualche modo aveva alterata la sua risaluta. Quindi ho questi casi in cui non si è potuto fare niente. Se si fosse comunque avuta la camera, per esempio, originale, si sarebbe potuto provare a verificare meccanismi che abbiamo visto legati al NOMIS, di associare quella macchina a quella foto, quando è. In realtà non è disponibile neanche la camera. Altro caso, questo è un caso famoso. Qualche anno fa, sul servizio Google Video, è stato messo online un video che ritraeva un ragazzino Down, in qualche modo veniva maltrattato. Infatti, quello che è successo è che il video, ovviamente, può nel giro di qualche ora viene visto migliaia di volte, se ne crea un caso, si intima a Google di eliminare il video, lo fanno i utenti, lo fa la polizia, c'è qualche ritardo nella procedura, comunque alla fine il video viene rimosso, però parte un procedimento contro Google per sull'episodio. Okay? In realtà dal punto di vista diciamo, del fatto in sé c'è un procedimento sui ragazzi che hanno fatto gli atti pubblici. Dopodiché invece c'è un procedimento verso Google per quello che riguarda la gestione di questo materiale sulla rete. Cosa c'entra l'image frame? C'entra perché a un certo punto durante il dibattimento Google presenta, siamo a Milano, proprio a Milano, una consulenza di parte in cui dice, spiega come funzionava il servizio, eccetera, eccetera, e attesta che in nessun caso si sarebbe potuto procedere in maniera diciamo, automatica o pseudotale a accorgersi che c'era un video che presentava delle anomalie, perché cioè, alle ore dei fatti, sto parlando del 2006, non erano disponibili tecnologie in grado di automatizzare il processo di
di meri, diciamo, di in cui si è dimostrato al giudice che all'epoca dei fatti esistevano degli studi in cui degli algoritmi in grado di capire se un video ci fosse dello sport piuttosto che un film d'azione o comunque categorizzare per grandi linee un video era possibile. Non so, abbiamo trovato un articolo pubblicato da ricercatore della Google preliminare nel 2006 in cui si diceva che la stessa Google faceva ricerche nel settore che aveva degli strumenti, diciamo, pronti a fare questa operazione. Quindi in pratica uno strumento in qualche modo di supporto in realtà era disponibile. E in più, sempre anche nel video, si è visto che il video poteva in qualche modo essere automaticamente tracciato dal fatto che nella stessa, più dalle immagini, dal fatto che nello stesso nome che veniva dal file c'era una serie di insulti che sono le prime cose che tipicamente nelle chat o nei forum vengono rintracciati per rimuovere posti indesiderati, no? Quindi bastava controllare in realtà il nome del file per fare partire un alert per rimanere in accordo con quel video che doveva contenere qualcosa di sbagliato. E quindi alla fine in qualche modo sono le anche delle motivazioni che poi si dice nella sentenza, si dice che effettivamente è vero che non esiste una possibilità assoluta di controllare tutto, però un qualche minimo controllo anche lasciato l'idea della comunità andava fatta. Ok, proseguiamo. Questi invece sono alcuni casi simulati che hanno già esperimento per dimostrare cosa? Per dimostrare che in realtà anche se io vado ad esempio in una scena, come ho detto tutti i volte, ne parliamo, a seconda del livello di codifica che io ho, è detto che posso riuscire a tirare fuori le informazioni. Allora, ad esempio un video. Comunque, prima di tutto, l'obiettivo qua era andare a vedere se con questa codifica noi riuscivamo meno. Andare a beccare questo logo che era presente qui. E la cosa non è per nulla banale, nel senso che stiamo parlando di una codifica con una risoluzione da 128x288, livello di compressione medio-basso, quantità di informazione per pixel veramente elevata. Diciamo, riuscire a capire che questo è il luogo dell'università non sapendo non è per nulla banale. Dell'immagine, anche applicando algoritmi di ricostruzione del segnale molto elevati, in realtà non ci siamo. Altro video, invece, questa volta siamo a un sistema un po' più una codifica leggermente migliore, sempre all'interno del dipartimento, sempre il solito dopo per fare. Qui i parametri sono leggermente migliori, la risoluzione sta aumentando anche se il frame rate è più basso, però il livello di bitrate comunque è leggermente migliore. È possibile estrarre, vedete, tutto il logo in maniera migliore, da rimanere rispetto a prima, no? In qualche modo diventa leggibile quasi la scritta corrispondente. Questo significa
definire che in qualche modo attraverso un'individuazione di particolare del genere sarebbe poi possibile per esempio risalire al posto in cui si è verificata qualcosa del genere. Se noi rivediamo la stessa scena con un altro in realtà il fatto che si abbia una disposizione diciamo, per esempio, di telefoni per prendere le scene non è detto che dica niente, no? Ora arrivo. Sto osservando la scena. Però sono io che prendo. Ho lavato lei. Adesso noi qui andiamo ad analizzare i parametri di codifica, vedete che effettivamente è la risoluzione quella che conforma in partenza il segnale. Quindi è possibile andare a recuperare questa informazione che passa notevolmente la risoluzione. Qual è l'idea? L'idea era che in realtà se io riesco a catturare all'interno della scena qualcosa che assomiglia alla legge, quantomeno c'è una scritta del logo, cosa potrei fare? Potrei andare a fare una ricerca vedendo su Google, andando a digitare esattamente il scritto del logo e ritrovare ad esempio il logo corrente e da lì fare partire un'eventuale indagine corrispondente. L'ultima parte della lezione. Parliamo adesso di questo, cerchiamo di capire un po' che cosa si può fare con i dati di questo. Sulle immagini in realtà ne abbiamo già parlato, vi ricordate che qualche lezione fa abbiamo parlato di una lezione del caso che viene inseguito. Adesso però vorrei un attimino cercare di capire cosa si può fare per cercare di cristallizzare il contenuto di immagini. Che mentre in qualche modo è abbastanza standardizzato quello che può succedere con il analizzatissimo, quello in cui io devo acquisire il contenuto di una pagina web nascono tutta una serie di problematiche non banali. Non sapete che fino a poco tempo fa quello che si faceva era questo, cioè prendere la pagina web, stamparla e portare questa in possiamo parlare di casi diversi, non sono alla diffamazione o a qualsiasi operazione, però nasce il problema di come certificare che la pagina web sia sempre sia quella. Questo mi sembra prima di tutto in generale c'è un problema di volatilità, cioè il fatto che ci sia un'informazione presente sul web in un dato momento non significa che sia un'informazione indipendente. Questa è stata pubblicata per una decina di minuti, può scomparire, oppure questa è ancora presente, comunque c'è un'estrema volatilità del dato, per cui c'è un'idea che in un determinato istante ci sia qualcosa, poi non ci sia più, è una delle nell'ordine delle cose. E quindi assume importanza anche il fatto che nel momento in cui acquisiamo qualcosa, li associamo in qualche modo, un eventuale elemento temporale. Per dire, quel giorno, quella data ora, c'era quella pagina sulla rete. In realtà, diciamo, anche qui, il concetto di contenuto originale, cioè potrebbe, la pagina web in realtà potrebbe anche essere, cioè mi appare la pagina, ma in realtà il codice HTML che c'è in quel momento viene generato all'istante da un sistema binario, no? Qui, diciamo, diventa difficile riuscire a contestualizzarlo. Allora, il primo passo che si fa in questi casi, o una problematica che stiamo affrontando, è identificare in maniera unica la risposta. Nel senso che
tracciare dietro Maier, quindi fare un'analisi proprio sulla, sulla identificazione della forza. Si può fare in tantissimi modi. Una cosa possibile è quella di utilizzare questo software, il Visual Root, che in realtà mette assieme una serie di istituti in grado di restituire una reportistica che si aiuta in questo senso. Questo è un esempio di uno screenshot di questo software che dando in impasto alla pagina web del corso ha restituito un po' di informazioni che si deve allo scopo. Che cosa succede invece rispetto al contenuto? Vabbè, in alcuni casi noi sappiamo che abbiamo il nostro ipertesto, le varietà, eccetera, eccetera. Però dobbiamo anche sapere che all'interno della pagina può essere presente il codice, per esempio il codice JavaScript, perché in realtà fa sì che quello che io vedo venga visualizzato proprio perché il codice non va a richiamare le informazioni che a sua volta sono presenti su altri server. Questa cosa, capite bene, io devo portare in giudizio o cristallizzare il contenuto di una pagina, può in generale anche diverse complicazioni. Non so, ma ci sono tutta una serie di variabilità. Magari diciamo, le informazioni cambiano in funzione del browser che sto usando per visualizzare la pagina stessa, no? Cioè la cosa più banale è la visualizzazione rispetto a mobile, a sistemi mobile rispetto a sistemi desktop, no? Quindi diciamo, non è detto che io, diciamo, nel momento in cui cristallizzo una situazione sia effettivamente quella presente in quel contesto. Quindi anche la visualizzazione della pagina stessa deve essere in qualche modo certificata rispetto, per esempio, a vari browser, rispetto a varie versioni, perché questa può causare un cambiamento, magari poi in fase di dibattimento può creare della confusione. Il discorso delle fonti diverse può essere anche questo un problema. Nel senso che se io voglio includere le informazioni che provengono da fonti diverse, devo trovare un modo per farlo. Di queste cose ne parleremo anche con più dettaglio nel momento in cui diciamo bene dei seminari da parte del Marco Paleno rispetto al fatto che loro stanno incontrando con la problematica di dover aver individuato su quello siti relativi a comunità di dove si pubblica materiale pedopornografico di banner pubblicitari di aziende comuni che vengono in qualche modo visualizzate durante, diciamo, all'interno di queste. E lì nasce il problema di capire come si fanno i fini dentro, e spesso le aziende originali anche lo sanno, loro mettono la pubblicità sulla rete in qualche modo, tutta una serie di meccanismi di advertising gerarchico vengono venduti, ma alla fine sui siti ci sono più click, e guarda caso in alcuni casi riguardano anche queste comunità. Allora, andando sul concreto, che cosa si può fare? Ovviamente abbiamo bisogno di acquisire il codice d'utente, e quindi quello che sulla pagina in quel momento viene visualizzato. Allora, una possibilità è quella semplicemente di fare in modo di registrarsi con un posto di tutto o semplicemente con il tasto destro il contenuto della pagina. Come fa? Cioè, come faccio io a dire, faccio un PC, qualcuno mi controlla, qualcuno potrebbe dire che quella pagina l'ho creata io ad hoc, cioè mi sono scritto il codice in HTML per fare in modo che fosse in quel modo. No? Allora un'ipotesi è quella di provare a, di questo forse ne avete parlato anche con Terrazzano, di impostare una navigazione a partire dal mio PC, mettendo su una macchina virtuale che interroga il sito rispetto a una pagina che voglio cercare, intercettare il traffico di rete, quindi ricostruirmi il codice sorgente della pagina che sta visualizzando in locale,
prendere i singoli pacchetti che mi arrivano da quella parte della macchina, in maniera che quindi possa avere una garanzia che non ci siano interferenze di qualche tipo. Come riferimento temporale, cosa possiamo fare? Cioè, come facciamo a dire che una determinata acquisizione era così in un determinato istante? Allora, una prima possibilità potrebbe essere quella di prendere tutto quello che abbiamo acquisito e in qualche modo congelarlo con un hash che mi dice quindi che i bit acquisiti sono quelli, e dopodiché apporre in qualche modo una marca temporale. Come fare? Una strategia possibile, continuo a parlare di possibilità perché qua non c'è una modalità standard per farlo, è quello di utilizzare in qualche modo un sistema di navigazione che si sincronizza con un servizio certificato rispetto a te. Quindi in qualche modo io sto facendo questa operazione in cui certifico che il mio orologio di sistema è sincronizzato con un orologio di prova delle parti. Chiaramente questo servizio deve essere in qualche modo poi diciamo, accettato dalla controparte, no? Però in qualche modo utilizzando questo protocollo si ha una forte diciamo, ragionevole certezza rispetto a questo sistema. Esiste però anche qualche altra soluzione. Una di queste è il cosiddetto hash mode. È un servizio privato, e consente di fare cose. Nel momento in cui voglio diciamo, acquisire una pagina di un certo indirizzo, cosa faccio? Vado nella pagina scopo.com, seleziono l'indirizzo della pagina web che voglio acquisire e me ne è caduta, Ashcore cosa fa? Scarica il documento, ne calcola gli hash e assegna un codice a questo processo di acquisizione e lo salva nel proprio. È come se questo diciamo, sito terzo no? Si mettesse, diciamo, facesse come una sorta di autore delle parti, diventasse autorità di certificazione delle acquisizioni. Quindi in qualche modo mantiene il proprio database il fatto che ha acquisito un determinato tipo, un determinato temporale, a me restituisce il codice hash corrispondente ai file, ma lo restituirebbe anche a un terzo, eventualmente un giudice, nel momento in cui decidesse di andare in giudizio per capire cosa c'è dentro. E questo può essere quindi una possibilità. Nel caso in cui invece le informazioni siano meno scomparse, che fare? Cioè io so che non c'è la pagina web, c'è un contenuto che volevo acquisire, ci trovo. Adesso poco la fare, okay. Nel senso io diciamo la controparte sa che io sto guardando per diffamazione, non so che fare, è una senza abbastanza paura. Esiste un servizio che si chiama Webback Machine, che in qualche modo fa una stanzione periodica del web, salvando il contenuto. E appunto disponibile in mente. Per cui in alcuni casi, ovviamente nessuno ci garantisce niente, ma se è un servizio esterno, un servizio che lo fa prescindere ai propri motori, ai propri robottini, quando per la rete fanno delle copie del web, è possibile digitare il proprio indirizzo e trovare spesso e volentieri versioni precedenti di siti, anche dinamici, e quindi in qualche modo riuscire ad andarsi indietro nel tempo. E riuscite a ritrovare come si trovava una pagina qualche tempo fa. E questa può essere una soluzione che in alcuni casi può aiutare. Certo, la cosa diventa complicata in situazioni proprio non è. Recentemente siamo stati
come sapete, esplica una loro attività sui servizi di advertising web. La cosa che si può fare è cercare di capire come esternamente, diciamo, generano i banner nella mente delle varie pagine pubblicitarie, le varie pagine di corrispondenti. E la cosa è molto più complicata di quella che abbiamo visto adesso, perché in realtà la visualizzazione delle pagine dei banner dipende, per esempio, dai bisogni di utente, da come ciascuno degli utenti gestisce le informazioni personali, le informazioni dei singoli cookies degli utenti che navigano sui siti. Ognuna di esse ha delle librerie JavaScript del proprietario, ovviamente le librerie JavaScript non sono visibili all'esterno. L'unica cosa che si può vedere all'esterno è andare a capire come risponde il sito rispetto alla navigazione dell'utente. E di capire che è vero che sia un'azienda quota alfa, in qualche modo si vede come fa il software, però se io so che qualcuno può usare il copiato, mascherare come un'interfaccia utente, una modalità di visualizzazione, diciamo, non è così complicato. Quindi in realtà la situazione è molto complicata. Per esempio, in questo caso il giudice, per capire la situazione, ha ordinato quindi si parla di procedimenti civili e diritto industriale, concorrenza sleale, ha ordinato a un suo consulente di andare a sorpresa nella prima delle due aziende e acquisire quella che noi chiamiamo una descrizione del software, cioè tutti gli elementi utili a capire se il software che si riteneva essere stato copiato rispetto a questa azienda fosse o meno stato copiato. Quindi questo consulente è andato all'azienda a sorpresa con l'ufficiale giudiziario, dicendo a tutti di lasciare il PC, e lui si è messo a lavorare sui singoli computer dei dipendenti per acquisire tutte le informazioni per poi analizzare successivamente e confrontare i codici delle due aziende. Proprio perché, diciamo, da un'analisi esterna sulla rete non è facile capire se gli algoritmi sono gli stessi o meno. Ok, ultimo esempio, vi faccio vedere, giusto per capire cosa si può fare con le immagini. Quello che vedete a sinistra è il prototipo di una macchinetta per la verifica della validità di banconote. In particolare, una macchinetta che all'interno contiene una camera VGA. A infrarossi, con dei LED all'infrarosso, che illuminano questa parte della banconota. Come vedete, all'infrarosso solamente una parte della banconota è visibile, okay? Proprio perché è stampata con degli inchiostri particolari, e i vari tagli in realtà sono sensibili all'infrarosso, nel senso che ridisegnano parte del visibile all'infrarosso. Okay? Le banconote false tipicamente non riescono a riprodurre esattamente il pattern della banconota in cui le inquadrano la luce rosso, e quindi è possibile mettere delle tecniche di analisi dell'immagine che ci facciano capire se o meno il disegno che appare di rosso è relativo a una banconota vera o a una banconota falsa. E questo lo si può fare, per esempio, qui all'altro pochissima memoria, questo è un codice molto elementare, non faceva altro che andare a individuare quali erano le zone da andare a caratterizzare. E questo prototipo è stato poi validato dalla Banca d'Italia, dove hanno tutto un set di casi di banconote false già accertate, e quindi possono essere usate per validare delle macchinette per la verifica delle banconote. Parte. Questo è un altro aspetto rispetto al forensic che però è interessante. Va bene, diciamo, questo conclude un po' questa parte. Vi farò vedere un escluso dei vari casi per capire come in realtà poi alla fine di lavoro nel settore la necessità di avere un approccio a 360 gradi, perché magari un esperto in altri dati, quando vi do l'altro lo scopo perché è formato diverso, ma che è diverso che c'è un ulteriore esame. Va bene,
corso facilità con le lezioni di Caccavella e Ferrazzano, saranno il 21 e il 28, il 28 è il più successivo. Probabilmente, come dicevo, si tratta delle lezioni di laboratorio, però purtroppo ancora non le hanno confermate. Quindi io metterò le informazioni sul forum e sulla pagina web, che probabilmente la laboratorio avrà fatto una mattina. Quindi voi date una